La sanità della Locride è al centro di una particolare attenzione del mondo politico e di molte associazioni del territorio a seguito di un'asserita sottrazione di fondi destinata all'ospedale di Locride e ad altri nosocomi reggini. Giuseppe Campisi, sindaco di Ardore e presidente dimissionario del Comitato dei Sindaci della Locride, si è detto profondamente preoccupato alla luce della volontà di destinare ad altri nosocomi gli oltre 33 milioni di euro previsti per il restyling dell'ospedale di Locri, ma anche per lo stato dell'iter per l'apertura della Casa della Salute di Siderno. Insieme al sindaco Campisi, anche altri sindaci e altri soggetti del mondo dell'associazionismo si dicono pronti ad un incontro con il presidente della Regione Calabria Roberto Acciuto e con gli organi dirigenziali della sanità per comprendere e approfondire quanto sta avvenendo in questo momento, ricordando gli impegni per potenziare l'edilizia sanitaria di Locri e di Siderno. In una nota inviata proprio ieri a Regione Calabria e ASP, lo stesso Campisi, insieme al sindaco di San Luca e presidente dell'Assemblea dei Comuni della Locride, Bruno Bartolo, e Mario Diano, presidente del Corsecom, e Francesco Martino del Comitato Casa della Salute di Siderno, e di Bruna Filippone del Comitato Difendiamo l'Ospedale di Locri, si chiedono le ragioni di una decisione fortemente contestata perché l'Ospedale di Locri e il quesito di fondo continuano a non essere una priorità. Si chiede altresì che venga sbloccato l'iter della Casa della Salute di Siderno. Ci risulta che da giugno non è stato risposto alla richiesta della società che sta lavorando al progetto esecutivo su un ulteriore finanziamento di 900.000 euro necessario a causa dell'aumento dei costi dovuto al tempo trascorso dal finanziamento di 9.760.000 euro. I sindaci, le comunità della Locride e le associazioni firmatarie, conclude il documento, attendono delle risposte a questi interrogativi e chiedono di essere ricevuti per comprendere dalla viva voce del presidente Occhiuto, commissario per la sanità in Calabria, come stanno effettivamente le cose. Al calmare le acque agitate di questi ultimi giorni è intervenuto il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che ha dichiarato, per come verificato con i componenti uffici regionali, nessun reale e concreto finanziamento è stato sottratto agli ospedali di Locri e Melito Porto Salvo. Il percorso serio e concreto avviato da Occhiuto porterà a risultati importanti con l'utilizzo di nuove risorse e di tutte le altre per anni rimaste parcheggiate nei cassetti di una regione distratta da altro e disattenta ai solleciti provenienti dal territorio. Nella qualità di sindaco e di rappresentante dell'ASP e dei sindaci della Locride, continuerò a confrontarmi con l'ASP e Regione nell'esclusivo interesse del territorio. È stata presentata nel weekend presso la concessionaria dei Fratelli Circosta a Roccella Ionica la nuova Jeep Grand Cherokee 4XE plug-in hybrid. È la massima espressione dell'attitudine Jeep. Un design esterno completamente rinnovato, nuovi interni di lusso, tecnologia veramente all'avanguardia, funzionalità di sicurezza avanzate e un perfetto equilibrio tra la dinamicità in strade urbane, prestazioni 4XE e leggendaria capacità 4x4. Alla presentazione organizzata dalla concessionaria Alfa Romeo e Jeep di Roccella Ionica hanno partecipato tante persone, tra loro c'erano anche curiosi, autorità. In un momento di grande criticità economica, Jeep si porta avanti con un progetto importante, oseremmo dire di lusso. A raccontarci le caratteristiche del nuovo modello c'erano i vertici delle vendite di Jeep Italia. Sì, un momento difficile dove però Jeep ha nel suo DNA la libertà, la passione, l'autenticità, l'avventura e ci piace sempre far vivere ai clienti un momento di leggerezza, un momento un po' per allontanarci dalle difficoltà di tutti i giorni. E siamo qui oggi per la presentazione della nostra ammiraglia. E ricordiamolo, il SUV più venduto di sempre, il nostro Grand Cherokee, è l'ultimo tassello della gamma plug-in hybrid che aspettiamo da un po' di tempo. Ricordo che Jeep dal 2020 ha deciso di intraprendere una nuova avventura, quella di lavorare sulle motorizzazioni elettriche senza perdere il proprio DNA, ma per il futuro del proprio pianeta. Siamo partiti con Renegade, poi Compass, poi Wrangler, la nostra icona, e adesso finalmente arriva il Grand Cherokee. Una macchina indirizzata a chi?
una macchina indirizzata ai clienti ovviamente di un certo livello, che amano essere autentici, che amano le prestazioni off-road, perché ricordiamolo che il Gran Cherokee, ripeto, è il SUV più venduto di sempre. È sicuramente una macchina indirizzata ai nostri precedenti possessori di Gran Cherokee, perché io lo vedo un po' girando così tra la gente, sono sempre più in ammirazione della vettura, perché sono contenti del Gran Cherokee che hanno avuto e aspettavano quello nuovo, e questo fa sempre piacere, perché lo ricordo, per Jeep la cosa più importante sono i nostri clienti che cerchiamo di accontentare in tutti i modi. A brevissimo l'abbiamo presentata il 17 di ottobre, quindi pochi giorni fa, al Salone di Parigi. Arriverà l'Avenger. L'Avenger è diametralmente opposta dal Gran Cherokee, che è rivolta invece, è un segmento B piccolo, 4 metri di macchina. La figlia. Esatto, è rivolta ai giovani, è rivolta a un pubblico più femminile, ma è sempre una vettura Jeep. Allora, le versioni di lancio arriveranno tra fine marzo e primi di aprile. Quella che vedete qui è la quinta generazione di Gran Cherokee. È una vettura che ha venduto più di 7 milioni di unità da quando è nata. La grande novità della vettura, oltre agli interni, che sono totalmente rivisti, guarda la propulsione. Questa è una vettura plug-in, che ha una capacità di camminare in full elettrica per circa 40 km, è dotata di due motori, un motore elettrico da 108 cavalli e un motore benzina da 272 cavalli. Insieme garantiscono una propulsione di 380 cavalli. È una forza incredibile, lo diciamo per gli spettatori. 180 cavalli che possono essere sprigionati insieme. La vettura è dotata di 110 sistemi di sicurezza. È una vettura, ripeto, totalmente differente rispetto alla precedente. È un sistema Macintosh, audio Bose, interni rifiniti artigianalmente. È una vettura sicuramente di un segmento alto, una vettura premium che ci posiziona sul top di gamma per quanto riguarda il segmento di riferimento. Soddisfatto della presentazione, Vincenzo Circosta, rappresentante della proprietà. Siamo qui a presentare la nuova ammiraglia del brand Jeep. Diciamo che è un'icona, il Gran Cherokee è un'icona delle vetture Jeep, dei SUV in genere, la SUV più premiata di sempre. Siamo ormai giunti alla quinta generazione di Gran Cherokee. Ringrazio il brand Jeep che ci ha scelti come partner per fare la preview, in quanto il lancio commerciale della vettura sarà previsto per i primi di marzo. Un momento molto molto complicato, ma bisogna stare sempre presenti, sempre sul mercato, e cercare di portare novità per movimentare anche il settore nostro, che è parecchio un po' in crisi, diciamo, però certo rimiamo sempre bene, ci mancherebbe. Siamo al monastero di San Giovanni Terestis, il nuovo di Stilo, dove l'associazione ortodossa della Calabria presenta il libro I Santi della Magna Grecia, una prima nazionale. A parlare e a introdurre per primo i lavori Franco Passarelli, poi la volta del professore Daniele Magris. Quale migliore sede per presentare in anteprima nazionale questo libro sui santi greci, proprio nella vallata bizantina dello Stilaro, professore? Certamente, perché questa vallata è veramente una culla della spiritualità greca ormai da più di un millennio, e non poteva non essere così, perché qui è rinata la spiritualità orientale grazie a padre Cosmas, a padre Milo, a padre Scordino e quindi a padre Alessio e tutti quelli che hanno riavvivato quella candela che gradualmente si era spenta nel corso dei secoli solo dal punto di vista istituzionale, perché invece nella sensibilità del popolo, della gente, delle tradizioni, questo si era conservato in maniera preziosa. E dunque questo libro è veramente un grande giacimento di spiritualità, un patrimonio da
rendere più conosciuto e più diffuso nelle nostre zone. Cosa bella vedere per chi è arrivato a seguire questo convegno interessantissimo, il busto di Padre Cosmas, l'artefice che ha riaperto quel ponte con la Grecia, ha riacceso quella candela sull'ecumenismo. Ecco, trovare questo busto che è fatto pure bene dall'artista Mimmo Carteri di Ferruzzano, un apprezzato artista che è venuto incontro, diciamo, a questa idea avuta da Padre Nilo e anche dal sottoscritto per lasciare un segno materiale, certo, della personalità, della fisionomia di Padre Cosmas nella vallata dello Stilaro. Ritornando al libro sui santi, siamo nella vallata bizantina dove ha espresso, possiamo dire, tre santi, Nicola, Ambrogio e San Giovanni, possiamo dire. Certo, infatti è dedicato lo spazio opportuno ai santi della vallata dello Stilaro. Padre Nilo, oggi è stata ricordata anche la figura nel corso del convegno della presentazione di questo libro sui santi greci di Padre Cosmas, possiamo dire l'artefice, quello che ha aperto le porte, diciamo, al monachesimo, al ritorno dei monaci nella vallata bizantina dello Stilaro. È proprio così, e questo libro è, senza il Padre Cosmas non ci sarebbe stato, perché questo libro è opera di un sacerdote greco, il quale da giovane studente è venuto e ha scritto, quindi cioè ha dipinto tutti i santi nella chiesa di Seminara, e ha conosciuto quindi l'inizio del ritorno del monachesimo in Calabria, e ha pubblicato questo libro e si è posto il problema: ma in Italia non sono conosciuti, iniziando proprio dalla Calabria e la Sicilia, fuori dei luoghi specifici dove sono stati questi santi, dove grazie a Dio a volte c'è ancora la memoria. E così il metropolita Policarpo d'Italia, esarca del patriarca Bartolomeo, e che è stato il primo a celebrare e a benedire la chiesetta di San Giovannello a Gerace nel 1993, ha promosso adesso la riapertura, la rinascita del monastero di Santi Elia e Filarete a Seminara, e quindi adesso di nuovo c'è una fioritura che non aspettavamo nessuno di noi, perché nessuno di noi poteva immaginare nella nostra provincia riaperti tre monasteri, di cui uno è già al 30° anno frutto di Padre Cosmas e dei suoi successori Padre Massimo e Padre Gennadio, e poi dei padri romeni guidati dal Padre Justin, che è oggi il monastero di San Giovanni Terestis, è l'icona del monachesimo ortodosso in Italia. A conclusione del convegno nasce l'idea di un gemellaggio tra Bivongi e il paese di Padre Cosmas, Gribovo, che guarda caso questo nome, Gribovo, significa il paese dei funghi, e qui anche nella nostra zona possiamo dire che la vallata è una vallata dove ci sono ottimi funghi. Sì, sarebbe molto opportuno che i due paesi, così diversamente ma intensamente segnati dalla presenza di Padre Cosmas, avviassero dei contatti ufficiali per condividere, ecco, la memoria e anche le iniziative future di questo illustre concittadino che ha onorato le due sponde del mare Mediterraneo.